Buongiorno, mi chiamo Giulio Gandini, faccio parte del team di ricerca e sviluppo di Outline e quest'anno siamo qui a Francoforte con questo nostro stand in quanto abbiamo raggiunto i 40 anni dell'azienda. L'azienda è stata fondata nel 1973 da Guido Noselli in un paesino della provincia di Brescia. La nostra manifattura è interamente sita in Brescia e tutti i componenti che utilizziamo sono fatti in Italia, dagli altoparlanti che impiegano le nostre casse fino agli amplificatori. Quindi ecco che per questo anniversario presentiamo questo nuovo sistema GTO-C12, che è il fratello minore del sistema GTO. Abbiamo quindi 12 pollici per le frequenze basse, più 4, 6 pollici e mezzo per le frequenze medie e 2 driver a compressione per le frequenze acute. Prodotto specificatamente disegnato per eventi, per tour di media grade dimensione, è stato molto richiesto dal mercato americano e quindi adesso vedremo anche il successo che avrà, seguendo la scia del suo fratello maggiore, del GTO. Come prodotti abbiamo una serie di prodotti pensati esclusivamente per l'ambito live, quindi per l'ambito touring, di dimensioni diverse, quindi dai sistemi molto grandi a sistemi medi fino ad arrivare a sistemi di installazione e più piccoli. Un altro grosso filone dei prodotti che abbiamo riguarda i prodotti dotati di amplificatore e dotati di un'intelligenza maggiore a bordo. I sistemi che abbiamo qui davanti a noi sono tutti quanti amplificati e hanno a bordo un DSP. Come tutti i sistemi con DSP a bordo, il processore si occupa di ottimizzare la risposta del singolo diffusore, quindi di effettuare tutte le equalizzazioni, tutte le regolazioni, i vari crossover all'interno della cassa, ma ci siamo chiesti perché non utilizzare la stessa tecnologia anche per l'utente, nel senso che perché dobbiamo per forza ricorrere ad equalizzatori, processori esterni per regolare il nostro impianto. Ed ecco che tutte le informazioni, tutta la potenza di calcolo che abbiamo nel DSP è resa utile anche all'utente finale. Queste casse quindi hanno una connessione a rete Ethernet. Tramite questa connessione è possibile, utilizzando una rete Wi-Fi e quindi di conseguenza un tablet, che abbiamo scelto essere un iPad, per controllare e avere informazioni sullo stato di questi amplificatori. Ecco quindi che sono state create diverse applicazioni in base alle tipologie di prodotto, quindi in base a sistemi Line Array, sistemi Point Source e sistemi Stage Monitor, che consentono di vedere cosa sta succedendo sulla cassa, quindi i vari livelli, view meter, lo stato degli amplificatori, se tutto sta funzionando bene, insomma, e consentono anche di creare dei gruppi di casse, di andare a regolare sia singolarmente sia di gruppo equalizzazioni, livelli e delay per ogni singolo componente.